Finisce 4-1 per il Wendy, che conquista la seconda vittoria stagionale. Il Vaprio Calcio passa in vantaggio, ma non riesce ad arginare la rimonta di Chiorazzi e compagne. 5 pareggi nella quarta giornata del campionato Eccellenza femminile. 3 vittorie in casa e 0 in trasferta. Pareggi che smuovono la classifica per Polissenago e San Rocco Seregno, che sotto di 2 gol contro la Traccia, in pieno recupero agguantano il pareggio e bloccano le campionesse in carica a 5 punti in classifica. Pareggio senza reti fra Resurrezione e PCG Bresso. Pieno di reti invece ben 8 nel pareggio fra Idrostar e Cesano Boscone. Le doppiette di giornata sono 2, Barelli che porta la Franco Scarione alla prima vittoria in campionato e De Carli per il San Luigi Bovisia che sconfigge e raggiunge meta alla classifica settimo calcio. Nella classifica marcatori troviamo in prima posizione Ardizzon del settimo calcio e De Carli del San Luigi Bovisia, entrambe a 6 reti. Nella classifica delle migliori giocatrici, votate da voi sul sito CSI, primo posto per Barelli della Franco Scarioni e Pasquale della Traccia con 2 voti. La vetta della classifica è occupata dal settimo calcio e da San Luigi Bovisia a quota 9, segue l'Idrostar ad una sola lunghezza. Ultima posizione con un solo punto, condivisa tra San Rocco Seregno e Polissenago.